Ciao a tutti ragazzi, sono Dan e benvenuti in questa nuova presentazione. Oggi sono qui per presentarvi questo Same Fortis 2.10. È uscito oggi su Modoster, l'ha fatto Offi, per cui sapete che mi piacciono le mod che fa Offi, per cui avevo già presentato il Cargo Bull, lo Scania ancora nel 2013, per cui oggi vi porto questo Same. È il Same 190 originale, un po' rivisto, gli è stato messo un bel po' di C con delle belle funzioni e adesso è anche possibile, c'è anche la possibilità di modificarlo nel workshop. Allora, una cosa importante, per usare questo trattore vi serve il workshop, la mod del workshop, perché se no non vi compaiono le ruote, voi vedete solo il trattore senza ruote. E detto questo, basta, non ci sono altre mod necessarie. Allora, premetto che non vi farò vedere come funziona nel workshop, perché quando vado lì mi crasha, è qualche conflitto di mod, per cui vi farò solo vedere i C e vi spiegherò cosa c'è nel workshop. Perché l'ho provato ogni volta che cambiavo qualcosa, ho dovuto riavviare farming e adesso ve lo spiego solo oralmente perché sennò verrebbe una presentazione un po' troppo frammentata. Allora, iniziamo. Allora, qui c'è col tasto R l'open close door. Ecco qua. Si apre la porta, saliamo. Poi abbiamo i C per chiudere la porta. Ecco qui. Ecco. L'indoor sound. Ecco qui. Qui abbiamo la possibilità di regolare i due specchietti, sinistro di qua e destro di là, la stessa cosa. Lo sportellone sopra. Perfetto, anche qui c'è l'indoor sound. Abbiamo poi il lunotto posteriore qua e quello anteriore qua. Ok, chiudiamo. Mi piace sentire l'indoor sound. Abbiamo l'altra porta qui e basta. Ora iniziamo con i comandi. Qui abbiamo le due frecce, sinistra e destra, che non si muove la leva, ma comunque vedete funzionano. Ok. Qui abbiamo le quattro frecce, le luci. Vedete, si illumina anche qui. Qui purtroppo sparisce quello che c'è scritto. È stato fatto, si vede che sono state prese due foto, dato che sembra la stessa cosa. Qui è stato messo l'animazione con ora, velocità. Vedete, infatti, se abbassa, si abbassa. L'ora è quella reale che c'è qua in alto. E questo è il tempo di attività del trattore, un minuto in questo caso. Però se accendiamo le luci scompare tutto. Poi abbiamo i lampeggianti che ora qui sopra non abbiamo, ma abbiamo solo i due sostegni e basta. Qui abbiamo un bel po' di C che questi tre subito ve lo dico sono per drive control, sono il 4x4, il differenziale anteriore e posteriore. Poi mi sono dimenticato questo, è per accenderlo con o drive control o manual ignition e basta. Con questi C abbiamo la possibilità di aprire e chiudere il sollevatore anteriore, come vedete. Ecco qua. Poi con quest'altro IC abbiamo la possibilità di attivare o disattivare entrambi le PTO, per cui non c'è possibilità di attivare solo davanti o solo dietro. Con questa dispieghiamo entrambi gli attrezzi, sia quello davanti che quello dietro. Stessa funzione, stesso discorso che non c'è la possibilità di farne uno per volta. E invece con questi due, con questo alziamo e abbassiamo il sollevatore anteriore a carico e con questo il posteriore a carico. Cioè, per dire, se li schiacciassi adesso non succede niente, devo avere qualcosa attaccato dietro. Perfetto, e questi qui ovviamente funzionano indipendentemente dato che c'è davanti e dietro. Ok, mi sembra di aver finito gli IC, adesso c'è ancora una piccola funzione che una piccola funzione però giusto un po' messa qui così non mi ha entusiasmato troppo, praticamente premendo il tasto 7 del numpad ecco che il trattore diciamo un po' si affonda e ha simulato lo sgonfiamento delle ruote. Questo non è come l'Oxerion, per cui non
Non ci ho trovato nulla di che, cioè sembra solo che si affonda nel terreno, come vedete non c'è nulla di che. Proprio vedi le ruote che affondano, vabbè. Ok, andiamo qui nel workshop. Come vedete c'è anche la scritta Offine a targa anche davanti. Eccolo lì. Ok, è arrivati qui, vabbè, premiamo il tasto Z, penso lo sappiate. Ed ecco qui, qui abbiamo la possibilità di mettere il caricatore frontale che è adatto agli stall originali. Qui abbiamo la possibilità di mettere un lampeggiante o due lampeggianti. Qui abbiamo la possibilità di cambiare le gomme. Allora, queste sono le gomme che c'erano attaccate fino ad adesso. Queste sono le gomme quelle strette per semina, concimatura, quello che volete. Queste sono le doppie ruote. Che anche le altre si affondano, diciamo. Queste sono le ruote singole maggiorate. No, scusate, ho fatto confusione. Queste sono le ruote singole con i pesi, le ciambelle dentro, vedete? Queste sono le ruote singole maggiorate. E queste sono quelle con le catene forestali, diciamo. Perfetto, qui poi non c'è altro. Qui si scende e ci sono altre funzioni. Qui c'è la possibilità di mettere i cartellini di ingombro dietro al trattore, come vedete qua, dove vanno messi di solito, che hanno anche un bel prezzo, devo dire la verità. Perfetto. Qui abbiamo la possibilità di mettere i parafanghi anteriori, perché posteriori non mi sembra il caso, perché bisognerebbe, vabbè, lasciamo perdere. E qui abbiamo la possibilità di mettere questo repair kit module. Non è nulla di visibile, diciamo, a occhio. È praticamente la funzione che abbiamo sul pickup, come avevo fatto vedere nella presentazione scorsa, della Damage Mod per riparare, praticamente. E infine c'è questo che ci dà la possibilità di aggiungere dei fari supplementari che non funzionano come fari, ma funzionano come retromarcia. Infatti, ora vi faccio vedere, ci compaiono qua sopra, aspettate che devo bloccare il joystick, ci compaiono qua sopra 1 e 1-2 e si accendono soltanto quando facciamo retromarcia, per cui non sono neanche così utili, diciamo. Perfetto, comunque il trattore è questo, 2-10. Sì, è abbastanza bello come poi ci la possibilità di fare tutto da dentro. L'unico problema è questo qui per il workshop, ma questo qui è un mio caso, sicuramente c'è qualche modo che va in conflitto, per cui è questa cosa qui. Potrebbe anche essere la Real Terrain che conosco io che fa quell'errore, viene Error Running Lua Method e poi Same Port 190 Attach e qualcosa, non mi ricordo più sinceramente. Comunque vabbè, adesso vi do la prova, vi faccio vedere che si blocca così no, vabbè, concludiamo la presentazione in modi civili. Per cui niente, io vi lascio il link in descrizione, vi invito a scaricarlo perché comunque è fatto bene, mi sembra una buona mod. C'è anche il link diretto per Damodoster, per cui non c'è bisogno di uploaded, difficoltà a scaricare, cose varie. E vi lascio anche in download, in descrizione, scusate, il link della mod del workshop per farlo funzionare. Comunque trovate tutto su Modhoster. E niente, io vi ringrazio tantissimo per la visione. Da Aden è tutto, ciao a tutti.